La meccanica serviva semplicemente per fare dei giocattoli, delle cose che suscitavano meraviglia. E mentre Galileo ha scoperto appunto che la meccanica, invece, che poi ha preso l'aggettivo esornativo di irrazionale, che nessuno si sogna mai di aggiungere alla matematica o all'astronomia, che la meccanica segue delle leggi che sono non contro natura ma per natura. Cioè contro natura ha ritirato che si considerava la meccanica una specie di presa in giro della natura, come Ulisse che astuto sconfigge il Polifemo stupido della natura. Per Galileo invece, per esempio, siccome non si capiva come una leva con piccolo sforzo sollevasse grandi pesi, dimostra che c'è una formula, la forza, la distanza, insomma, quattro elementi, che spiega razionalmente la meccanica. Il problema importante che pone la meccanica ai tempi di Galileo è che rende inutile o meno importante la forza lavoro umano, quindi con le prese, non so, le vele o le pale che prendono il vento, ma oggi con il vapore, con l'energia elettrica, poi con l'atomo, attraverso il controllo dell'informatica. Se questo produce una maggiore disoccupazione, perché l'invenzione delle macchine è coincisa col fatto che si produceva troppo e si consumava poco, e quindi gli operai inglesi spaccavano le macchine. Oggi spero che non sia il caso di spaccare i computer o la robotica, perché si sostituisce il lavoro umano, anche quello specializzato, ad esempio con i robots. E quindi qual è il problema che si pone oggi con un alto tasso di disoccupazione, non solo nei paesi mediterranei, e come si fa a trovare un'alternativa che nell'Ottocento era stata trovata per aumentare i consumi con i supermercati? Prezzi fissi, si paga dopo, si può restituire la merce e così via. Ecco, quindi in questo senso, mentre il consumo è stato l'elemento per diminuire, diciamo, gli svantaggi della società delle macchine, cosa si potrebbe pensare oggi per diminuire questa diminuzione del lavoro provocata da tutte le tecnologie di origine informatica o di intelligenza artificiale?